Questo video tutorial è un po' una sfida, vedere se in 30 minuti noi riusciamo a passare un sito già ben fatto e ricco di contenuti dal tema PAS 2011 al nuovo tema PAS 2013, rilasciato qualche giorno fa, benché ancora nella versione beta. Immaginiamo di aver già trasferito la cartella PAS 2013 all'interno della cartella temi della nostra installazione WordPress e andiamo nel pannello di amministrazione. Entrate nel pannello di amministrazione, dobbiamo attivare il tema, andiamo in aspetti tema, temi. E selezioniamo PAS 2013 e lo attiviamo. Non si vedrà ancora tutto per bene, ovviamente, ma dovremo fare delle operazioni di sistemazione per appunto sfruttare appieno tutti gli automatismi del nuovo tema. Vedete? Vado qua sul sito dell'IC di Corniglio e vedete che la visualizzazione è assolutamente non corretta. Vediamo di ripristinare pian pianino tutto. Prima cosa, gestione dei menu. Andiamo in aspetto, menu, e andiamo a dire quali sono i menu 1, 2, 3, i tre menu orizzontali. Come vedete qua sulla destra sono presenti tutti i menu realizzati da Angelo in questa sua super realizzazione. Il tema del il sito dell'IC Corniglio è uno dei temi meglio fatti con i nostri modelli. Andiamo su menu 1 e gli diciamo metti il menu superiore, andiamo al menu 2 e diciamo lì devi mettere il menu orizzontale e al posto del menu 3 mettiamo invece quello che lui ha chiamato menu footer e salviamo. Poi prima di vedere qualche cambiamento, vi ricordate, è tutto bianco, beh, allora andiamo a configurare alcuni automatismi predisposti dal collega Ignazio Scimone dell'ambito territoriale di Varese. Innanzitutto l'impostazione del logo, vedete che manca? Beh, questo lo lasciamo al poi passaggio successivo di configurazione ad Angelo. Ma la prima cosa che noi mettiamo è lo stile. Mettiamo stile, ad esempio, blu sfumato, memorizza, modifica stile. Andiamo a vedere l'effetto di questi primi cambiamenti. Vedete che il sito comincia già a essere ben organizzato. Abbiamo mantenuto tutti i menu laterali nel widget, abbiamo creato in pochi minuti, anzi in realtà in pochi secondi, invece le navigazioni dei menu orizzontali. Clicchiamo sul sito, vediamo se funziona. Ok, vedete accessibilità, mappa, insomma tutto sembra andare per il meglio. Andiamo ad esempio in Plessi dove siamo. Vedete che li abbiamo, però notiamo che qua mancano i menu secondari. Va bene, prendiamone nota, non so se erano presenti già nel menu nella installazione precedente, casomai poi passiamo da un tema all'altro per vedere quello che manca, ma sono già abbastanza certo che c'è da fare prima una serie di aggiustamenti per quello che riguardano sicuramente l'home page, che vedete non si presenta con la home tradizionale nelle due colonne interne e nelle cosiddette pagine con categorie. Se vado in famiglie, vedete, non trovo, no, le comunicazioni delle famiglie archiviate, ma trovo qualcosa di un pochettino incompleto. Bene, andiamo a vedere i due passaggi da eseguire. La prima cosa che noi facciamo, scusate, ritorno visualizza sito. Ritorniamo qua in famiglie e andiamo a modificare la pagina. Se ben ricordate, nella sua versione precedente del tema, la pagina era associata a un template particolare, pagina con categoria. In PAS 2013 questo non c'è più, tutti sono associati a template standard. Però, come si fa a avere il filtro della categoria? Bisogna aggiungere nell'elenco categorie, dove c'era pagina senza categoria, scegliere la pagina corretta, anzi la categoria corretta, e qua immagino che fosse News Famiglie. Fatto questo, andiamo ad aggiornare la pagina e vediamo se abbiamo ottenuto l'effetto voluto. Torniamo alla visualizzazione del sito di Corniglio e andiamo a vedere adesso cosa è capitato in famiglie. Vedete che
Magicamente è comparso l'archivio per anno, l'archivio del 2012 e in più questa nuova funzione interessante, che è la funzione che ci consente di visualizzare tutti gli articoli, che però attualmente non funziona ancora, e quindi questo poi è un piccolo sistemazione che chiederemo al nostro Ignazio per poterle mostrare tutte nella stessa pagina. Quindi questo ce l'annotiamo come piccola cosa da sistemare. Benissimo, proseguiamo. Adesso torniamo con Visualizza Sito, abbiamo capito il giochetto, andiamo su Studenti e andiamo a modificare la pagina andando a dichiarare una cosa che prima andavamo a realizzare, vi ricordate, con un campo personalizzato. Qui possiamo farlo direttamente dalla nostra pagina, andando a dire che questa, che era la pagina, scusate che non mi ricordo più, Studenti, deve essere associata alla categoria News Studenti. Perfetto, andiamo ad aggiornare. Proseguiamo con le ulteriori pagine del menu orizzontale a fianco. Andiamo adesso su Docenti, poi su Personale ATA. Docenti, modifica pagina, e andiamo adesso a cercarci le news degli ATA. Fatto, e andiamo anche qui ad aggiornare la pagina senza dover andare in modalità di visualizzazione. Noi la pagina Personale ATA la troviamo anche qua cliccando su Pagine. Vediamo se la troviamo immediatamente qua. No, in pratica noi stiamo lavorando adesso su tutte le pagine con categoria, cercando di ripristinare la situazione precedente legata al legame tra le pagine stesse e il filtro delle news e delle comunicazioni che erano riferite al personale stesso. Andiamo in modifica e quindi qua mettiamo elenco categoria o categorie, meglio qua, chissà se era circolare Personale ATA o news ATA, e questo qua non lo so, poi ci sarà il nostro angelo che sistemerà nel modo corretto. Aggiorna. Anzi, già che ci siamo, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto finora. Vediamo se Studenti, abbiamo le comunicazioni degli studenti, ottimo. E vediamo se in Personale ATA abbiamo le comunicazioni del personale. Vedete, super. Andiamo adesso, facciamo ancora un passettino indietro, va? Torniamo qua e rimettiamo il tema di prima. Giusto per vedere, uno, che questi passaggi che noi abbiamo fatto adesso di attivazione di un altro tema non inficiano minimamente il tema precedente, tant'è vero che se vado a rivisualizzarmi il sito di Corniglio, ecco che funziona esattamente come era prima, vedete? In realtà qua avevamo il circolare di news ATA, ecco, questo è un cambiamento che però occorre fare, nel senso che noi avevamo associato più, immagino avesse associato più categorie il buon angelo, nel senso che nel campo personalizzato ne aveva messi due. Qua con il metodo Scimone invece si può associare un'unica categoria, quindi andrebbe creato o la categoria singola circolare news che le prende tutte, oppure se vogliamo distinguerla bisogna farlo in due spazi differenti. Quindi angelo, tieni conto di questo aspetto qua, però vedete che funziona perfettamente con famiglie. Vedete, avevamo le news famiglie, in studente avevamo gli news studenti, in docenti invece avevamo circolari news, così come Personale ATA. Quindi tieni conto di questo aspetto. Fissiamo un attimo la pagina docenti, andiamo a vedere se la pagina docenti appare nello stesso modo. Anzi, qui vedo ancora una cosa: la pagina docenti che lui aveva fatto era una pagina assolutamente statica, non era una pagina con categoria, perché le pagine con categoria lui le ha messe sotto. Allora niente, e devo rifare. Vedete, essere un po' precipitosi senza andare a vedere esattamente come era realizzato il tema precedente mi ha portato a dover rifare un po' alcuni passaggi, ma possono servire anche per chiarificarli. Allora ritorniamo qua sulle nostre pagine, visualizza sito, e correggiamo.
Andiamo a vedere prima come famiglia, ricordiamoci, ha la sottopagina News Famiglie. Dobbiamo ottenere lo stesso. Bene, andiamo qua in temi, riattiviamo il 2013 e dobbiamo dirgli, attento, che la pagina Famiglie non è mica come l'hai fatta tu, è un po' come abbiamo fatto in USR Lombardia, con una parte di tipo di scrittura statica e una parte invece di filtro nella stessa pagina. Lui le ha distinte. Beh, allora distinguiamo anche noi, giusto per non porre modifica alle scelte comunicative della scuola. Quindi modifica pagina, famiglie in questo caso ritorna con nessuna associazione di categoria, ok? Quindi torniamo a pagina senza categoria. Ma adesso andiamo a lavorare sulla sottopagina che però vi ricordate non vedete. Allora cosa vuol dire? Che nel widget bisogna andarsi a rimettere nel barra laterale 2 sub page menu, che però qua c'è. Is page, vediamo come mai non lo vedevamo. Magari perché avevo cambiato pagina. Andiamo in famiglie. Eccola che l'abbiamo, si è ripristinata perché abbiamo cambiato la forma, ma ecco che c'è. Questa news famiglia è lei che va modificata e va resa come pagina con categoria news famiglie. Ecco, vedete, abbiamo preso proprio un esempio tra i più complessi che ci sono, quindi se ce la caviamo qua, tenete conto che il vostro lavoro è quello del collega che invece ha realizzato siti più semplici e ancora più immediato. Andiamo in studenti. Modifica pagina, nella versione IC Corniglio la pagina studenti si apre come pagina statica, quindi non è una pagina con categorie, rispettiamo la scelta di Angelo. Benissimo, andiamo a visualizzarla. Potevamo farlo anche da qua, vabbè, comunque lo stesso. Andiamo in studenti, vedrete che avremo news studenti. Questa qua invece è la pagina con categorie. Avete capito? Quando si tratta di sistemare una pagina con categorie non si deve fare altro che andarglielo a dire, scegliendo, eravamo studenti, proprio questo box aggiuntivo che ha messo il buon Ignazio. Aggiorniamo la pagina. Bene, l'unica cosa che però non riusciamo a fare è perché ha fatto qualcosa di più il nostro Angelo. Ha associato due categorie a docenti e a personale ATA. Allora noi per il momento ne associamo una sola e poi vedremo di sistemare la cosa. Bisogna dirlo al nostro Simone come fare in modo che una pagina filtri due categorie separate. Allora siamo qua, la modifichiamo, questa pagina docenti nella versione Paganini è una pagina senza categoria, mentre ripeto, la grande maggioranza degli altri siti che usano PAS 2011 invece è direttamente una pagina con categoria, invece la pagina con categoria è una sottopagina che è sotto docenti, ok? Ed è questa. Noi però attualmente gli possiamo associare, vedete che qua si fa vedere sbagliato, è la right side bar, cioè la barra laterale destra, perché è una pagina che deve essere sistemata rispetto al cambiamento attuale. Ed era, devo mettere i circolari docenti, poi le news andremo poi a sistemarle con Ignazio. Aggiorna. E poi un lavoro analogo lo facciamo con il personale ATA, personale ATA, vediamo un po', la modifichiamo, questa secondo la versione Paganini è una pagina senza categorie, ok, aggiornata, mentre la sua sottopagina è associata alle categorie e la associamo anche noi. La associamo però a una categoria sola, come abbiamo detto, eh? Chissà che si possa fare due, ma non credo, eh? Vediamo un po'.
No, perché me ne metto una sola. Bisognerebbe dire appunto aggiungere la possibilità di mettere almeno una seconda categoria, Ignazio. Ricordiamocelo. Questo piccolo aggiustamento. Vedete com'è utile andare a provare il tema anche su vecchie installazioni. Benissimo, andiamo a vedere. Persona aleata. Super. Circolari persona aleata. Eccole qua. Benissimo, ottobre 2011. Sono proprio anche corrette, vedete, magari anche questo è stato sistemato ed è poi dalla visualizzazione corretta dell'anno. Ricordati Angelo, poi qua devi rimettere però il logo e qua devi mettere la parte riferita alla descrizione. Adesso andiamo a fare, direi, l'ultima cosa, poi facciamo una navigazione libera e vedere se ci sono altri problemi. La cosa da farsi è la home page, va bene. Allora, andiamo qua. Nel pannello di amministrazione andiamo a vedere qua nell'impostazione di lettura la pagina iniziale home, cioè salva tutte le modifiche. Quindi questo è corretto, allora vuol dire che dobbiamo cambiare la pagina home. Andiamo a vederla, la pagina home c'è, corretta, pagina base, template standard, no, perché la home ha il template home page. Non basta ancora, già ve lo preannuncio, tanto è vero che se andiamo qua la vedete, immagino mezza vuota, vedete? Ci sono gli RSS, ma qua è vuota, ci sono anche i prossimi eventi. Dobbiamo mettere i contenuti qui a sinistra e sulla destra. Come fare per metterli? Dobbiamo andare sull'automatismo realizzato da Ignazio, cioè andiamo adesso in aspetti tema PAS, la vera novità di questo sito. L'abbiamo fatto già sullo stile. Dobbiamo andare in impostazione logo, metterci, a sfogliarci il logo dell'icicorniglio, questo voi l'avrete, e mettere il testo alternativo. Lo stile abbiamo fatto, nel piede aggiungiamo l'autore che è Angelo Paganini. Perfetto, memorizza questo piede. C'è adesso impostazione home page. Impostazione home page, vedete, dobbiamo scegliere come mettere, cosa mettere a destra e a sinistra. Allora, nella versione PAS 2013 avevamo due settori in evidenza e comunicazioni che erano associati a quali categorie. La parte in alto a destra la mettiamo su circolari, direi, e quella appena sotto su news. Perfetto. Sulla categoria home sinistra aspettiamo a definirla perché non ricordo che cosa aveva messo. Andiamo a vedere visualizza sito e vedete le news e l'ultimo circolare che appaiono. Caspita, quanto è facile andare a passare da 2011 a 2013. Bene, vediamo ancora come aveva lavorato prima Angelo. Per fare questo andiamo a rimettere il tema precedente e andiamo a curiosare un po' su come aveva lavorato. Naturalmente io lo sto facendo perché questo è un sito non sto gestendo io e quindi devo capire come ha lavorato. Angelo, ecco, qui c'è l'unica cosa, cambiando di tema in tema succede un pasticcetto che è questo. Mentre non rimane nessuna modifica per quello che riguarda qua, l'unico problema è la home. Allora, dobbiamo ricordarci che quando andiamo qua, dobbiamo andare a modifica pagina e rimettergli qua forse template home page che mi sa si è perso. Aggiorna, andiamo a vederlo. Visualizza sito. Ecco che è tornato, no? Quindi bisogna, quando si passa da un modello all'altro, ricordarsi di rimettere il template home alla home. Allora, qua noi abbiamo benvenuti, ringraziamenti e posta elettronica dei dipendenti. Ok, andiamo a vedere allora come sono stati categorizzati. Andiamo in bacheca. Naturalmente questo lavoro lo faccio io, ripeto, perché il sito non lo conosco, voi sapete perfettamente come l'avete utilizzati. Andiamo nell'articolo benvenuti e vediamo che categoria ha usato Angelo per benvenuti. Ha usato il senza categoria. Ok, magari in altre installazioni ci si mette una categoria specifica, io spesso uso home page.
Allora, senza categoria, vediamo che cosa ha dentro. Ha dentro benvenuti, la voce bambina, ciao mondo, quindi lui ha fatto un qualcosa di più personalizzato, mi sa. Andiamo a vedere dopo benvenuti gli altri, eh. Vorrei vedere ringraziamenti, ad esempio. Ah, ringraziamenti forse era quello della home, ok. Allora, ringraziamenti, andiamo a cercarcelo non nelle categorie, scusate, ma negli articoli. Anche questo, siccome questo sito un po' rielaborato, ci sono alcune personalizzazioni. Però vedete che anche in un sito fortemente personalizzato noi ritorniamo comunque con qualche piccolo passaggio a ripristinare. Ringraziamenti e home boxes. Ok, allora facciamo così, le chiamiamo tutte home boxes queste, perché nella categoria home box abbiamo ringraziamenti e posta elettronica. Benvenuti lo andiamo a categorizzare anche come home boxes, non c'è problema perché tanto non si dovrebbe replicare, Angelo, per cui consentimi questo. Piccola modifica interna, gli aggiungo oltre senza categorie, gli metto anche un box, vediamo che però mi rimanga senza categoria, perfetto, aggiorna. Così quando filtro quelli che si chiamano un box li ho tutti, vediamo se ho fatto danni, se non ho replicato i benvenuti, perfetto, adesso posso andare a rimettermi il tema PAS 2013, lo riattivo. E vado a lavorare sulla home page. Temi PASV, gli dico attento che la home sinistra prende le news da home boxes. Troviamo home boxes. Eccolo qua. No, non formazione docente, sta attento. Home boxes. Ok, memorizzato. Bene, ultimo elemento, Simone. Mettiamo gli articoli, vedete lui in automatico mi mette tutte quelle che trova in home boxes, ce l'avamo sopra benvenuti, poi posta elettronica dipendenti, poi ringraziamenti. Li abbiamo inseriti, andiamo sul nostro sito, dobbiamo ricordarci di fare la modifica alla home, che mi sono sempre dimenticato, la home page, perché perde il link al template, e ogni volta che cambiamo tema, ricordiamoci di fare questo passaggio e andiamo a vedere adesso il nostro sito. Perfetto. C'è da dire che siccome nella nuova modalità qua è stato cambiato il layout, qui è venuta un po' tagliata la foto magari può convenire metterla in percentuale, intervenendo su benvenuti, ma poi questa è una cosa a cui ci penserà Paganini. Qui c'è un uguale che va tolto, lo andiamo a togliere e caspita, mi sembra proprio che abbiamo realizzato tutto. Scuola primaria, probabilmente non aveva sottopagine, scuola dell'infanzia, orari scolastici, non le vedo nessuna di sottopagine, come mai? Trasparenza, valutazione e merito. Andiamo un attimo a fare di nuovo un salto sul sito iniziale PAS 2011. Visualizza sito, ci sarà ancora la home da modificare, va bene, non c'è problema. Trasparenza, valutazione e merito. Andiamo, vedete? Trasparenza, valutazione e merito è una pagina normale, eh? Template standard, ok. Allora dobbiamo andare a lavorare anche sulle pagine in questo caso. Va bene. Andiamo a riprenderci il tema PAS 2013. Andiamo su Visualizza sito. Trasparenza, valutazione e merito. Andiamo a farci una modifica, non ci devono essere queste comunicazioni. Pagina senza categoria. Ok. Aggiorna.
visualizza pagina. Ed ecco, c'è da rifare un attimo quel passaggio su tutte le pagine, probabilmente. Sono anche cose, sono venute qua, anche questa è una cosa che possiamo vedere con Ignazio. Sono venute nelle pagine che avevano sotto menu, perché tutti gli altri vedete che funzionano tranquillamente. Per cui quando noi vediamo qualche anomalia, andiamo a sistemarla nel modo che abbiamo visto ora. Ok, segreteria, vediamo modulistica che avrà sicuramente delle sottopagine. Qui non compaiono, ecco, vedete, quando capita questa comunicazione aggiuntive vuol dire che dobbiamo fare una modifica che è quella di riaggiornare la pagina. Genitore è questo, template standard, pagina senza categorie, lo ridiciamo e gli facciamo un bel aggiorno. Insomma, c'è da fare magari un minimo di lavoro, ma poi dopo torniamo qua sulla modulistica per vederla che funzioni. Avete visto che funziona poi tutto. Quindi controllate un po' tutte le pagine e in questo modo poi tutto funziona. Clicchiamo sulla pagina sottopagina modulistica e ci siamo, modulistica ferie, permessi docenti. Benissimo, siamo dentro, no, nelle briciole di pane in modo corretto. Andiamo su date informazioni sull'organizzazione e procedimenti, c'è anche questa da sistemare. Quindi se vedete che viene associato una pagina sbagliata, dovete soltanto riaggiornarla. Ok, andiamo a visualizzarla e vedrete che funziona. Perfetto. Va bene, adesso andiamo a rimettergli però il PASO 2011, ricordando che quando ripassiamo da un tema all'altro dobbiamo andare a ricordargli, visto che si perdono alcuni automatismi, dobbiamo andargli a ricordargli che la home è associata al template home. Quindi andiamo a visualizzare il sito e gli diciamo: no, home, sei bianca. Ma sei template home page, aggiorna e siamo tornati al sito iniziale del comprensivo di Corniglio e chiederemo poi conferma ad Angelo che sia tutto corretto e funzioni tutto così come si deve.